Quale sindaco vorresti per Pescara? Si chiama Scegli il tuo sindaco. Al via Scegli il tuo sindaco, la parola ai pescaresi che per 3 settimane potranno indicare il candidato preferito con il tagliando pubblicato dal quotidiano Il Centro. I nomi più votati dai lettori saranno chiamati a confrontarsi sulla nostra emittente. Basta scrivere il nome del candidato sindaco preferito sul tagliando pubblicato da Il Centro e imbucarlo nell'urna della sede del quotidiano o nelle edicole che troverete sul giornale. Si potrà votare fino al 7 aprile. Qui siamo a Corso Umberto, angolo via Nicola Fabrizi. Come sta andando la prima giornata? La prima giornata bene, abbiamo già raccolto qualche coupon, speriamo bene. Comunque potete votare tutti i giorni, dalla mattina fino alla sera. Anche alla nostra telecamera i pescaresi o comunque residenti in città hanno espresso le loro proposte per il capoluogo in vista delle prossime elezioni del 26 maggio. E di Pescara? È una vita, 92 anni. 92 anni? Io vorrei che si finisse la faccenda della strada, della stazione. Delle aree di risulta. Sì, è una cosa, insomma, prima di morire vorrei vedere quello. Un po' più organizzazione sicuramente, soprattutto nelle strutture sanitarie. E un po' più di verde, qualche parco in più per i bambini. Partecipare all'iniziativa del centro? Ma sì, perché no? Sì. Magari anche indicativa per gli stessi politici? Sì, forse sì. Qualcuno è ironizzato sul fatto che qualche politico farà incetta del quotidiano per ovvi motivi. Qualcun altro invece ha replicato che di solito hanno il braccino corto. Beh, forse qualche giornale lo compreranno, ma non più di tanto. Lei ha votato sul coupon del centro? Sì, certo. E sono appena andato a bucarla nella buca dell'edicola che sta in piazza Salotto. Senta, cosa vorrebbe per Pescara? A Pescara comunque ci sta già comportando abbastanza bene, che migliori. Vedere Pescara che c'è un porto che una volta si andava in Croazia, invece adesso non ci possono rientrare neanche i mosconi, con la diga foranea ridotta a quelle condizioni. C'è Pescara che c'è tutto da rifare, guarda. Tutto? Io sono stata alle Canarie, la Santa Cruz, guarda, una pulizia, una cosa, guarda, meravigliosa. Anzi, lo sindaco dovrei portarlo là. Andrà a votare? Se io vorrei tanta pace, tanta serenità, poca eliminare la violenza e riscoprire i valori. L'appello ai politici soprattutto? Ma certo, a chi è chiamato alla responsabilità deve rivestirsi di misericordia.